Radio Radicale, siamo in collegamento con Michele Anzaldi, membro della commissione di vigilanza RAI, segretario della vigilanza, deputato di Italia Viva, per parlare degli errori che vediamo quotidianamente nei TG del servizio pubblico. Veramente, diciamo, tutte le testate televisive commettono degli errori, però insomma, quelli che abbiamo visto in questi giorni hanno insomma, provocato un ampio dibattito. Lei ne ha segnalato di qualcuno, in particolare quello che ha riguardato la pillola RU486. Allora, che cosa ha rilevato? E soprattutto lei ha fatto anche un post su Facebook dove gli ha elencato diversi errori che sono stati commessi in quest'ultimo periodo. Sì, mi permetta una premessa. Tutti fanno errori, però non proprio tutti, perché ad esempio il TG3 in questa estate di errori non ne ha fatti. Il TG1 ha fatto l'errore su Zavoli, però altri errori gravi come quello della votazione su Salvini, come quello su Zavoli, come quello su Carducci, senatore a vita, quando non c'è il Senato, insomma, gli altri errori che sono molto più gravi sono solo del TG2. Quindi andiamoci piano, tutti fanno errori, però diciamo chi li fa in continuazione e li fa aggravi, diciamo, è solo il TG2, come si suol dire, errare è umano, perseverare è diabolico. Quindi mettiamo un attimo i puntini sulle i. Lì la cosa che più sconvolge, come dice lei, gli errori si possono fare, la cosa più sconvolge è che parliamo di un'azienda del servizio pubblico che, grazie al canone, è l'unica azienda ricca che c'è in Italia del settore editoria, l'unica azienda che non sa cos'è la parola cassa integrazione, rotazione, solidarietà, sono termini sconosciuti. Quindi, cioè, sono gli unici che hanno ancora le relazioni come quelle di un tempo, quindi con organici fantastici, con professionalità fantastiche, eccetera, eccetera. Quindi l'errore ci sta, è che con tutti questi mezzi, con tutta questa catena, eccetera, eccetera, nessuno li corregge, nessuno se ne accorge e li corregge. Questa è la cosa che lascia stupiti e per cui io intervengo, perché tutto ciò avviene nella testata del servizio pubblico, pagata con il canone di tutti gli italiani, che ricordiamoci in bolletta, quindi lo pagano tutti, e su errori anche gravi, perché su alcuni temi, come quello che ha citato lei, della pillola abortiva o la pillola del giorno dopo, scambiare un anticoncezionale con una pillola abortiva è una cosa grave per un sistema che si basa sull'informazione, perché se la TV commerciale non fa questi errori, ed è TV commerciale, e lo fa il servizio pubblico, che ha come finalità quella di informare, quindi di andare su temi che non hanno audience scomodi, che non hanno un grande appeal, però sono utili alla nostra società, perché dobbiamo essere informati, e questo è il problema. Secondo me è tutto lì. Certo, allora mi spiega che tipo. Allora, dunque, io non sono d'accordo con quello che ha detto lei sulla cosa del TG2, perché insomma, errori clamorosi li abbiamo visti un po' dappertutto. Ma insomma, comunque. No, ma non è visti nella vita, sì, stiamo parlando di quelli denunciati in questo periodo, però, quindi 4-1 è una partita vinta da una squadra, questo Va bene, sì, allora. devo dire, tutti gli errori io, perché lei pensa che io non faccio errori, come tutti, No, 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 però come tutti, stiamo errare parlando umano di mestre. questo campionato è stato vinto 4-1. Ho capito. Allora, che è successo sulla pillola RU486? Che è stato fatto un servizio mischiando le due pillole, una che è un anticoncezionale e l'altra invece che è una pillola abortiva, quindi sono due cose completamente diverse, distinte, con due finalità diverse e due modalità di uso diverse. Fare dirla insieme a una persona che magari non sa di che si parla e magari si deve avvicinare al problema perché è nel problema, vuol dire semplicemente seminare confusione su una cosa estremamente delicata, estremamente complicata, per cui appunto esiste il servizio pubblico. Senta, l'errore su Zavoli qual era stato? Quello che era stato definito un senatore a vita? Zavoli è sempre stato votato, non è mai stato senatore a vita. Adesso, siccome già, e questo già è un errore grave, grave,
se lei pensa che Zavoli è, diciamo, quel, è sempre, ma quel giorno è l'emblema di quello che è la RAI, è il tuo miglior rappresentante, dovevi santificarlo come nessuno, dovevi fare dei servizi come nessuno, perché l'esempio della differenza tra la RAI e altre testate, tra il modo di fare televisione e altre testate, e tu l'hai buttato all'ortica con una sciatteria. Adesso Zavoli e Zavoli, questi errori non lo possono minimamente neanche danneggiare, però è un esempio di una sciatteria, che hai fatto un copia incolla non so da dove, perché bastava appunto, bastava andare a chiedere al cronista del Senato, bastava andare a chiedere al collega che ha lavorato con Zavoli per sapere appunto che è stato più volte senatore della Repubblica eletto. Sì. E su Carducci è stato fatto un errore simile, insomma l'hanno fatto rivivere fino al, dopo il 1946. Nell'Ottocento il Senato manco c'era. No, c'era il Senato del Regno, c'era. C'è un altro Senato, scusa, allora c'è pure quello dell'antica Roma, però è un'altra cosa, è un errore che fa confusione negli studenti, perché se io rimango, poi in un'interrogazione, e ripeto, Carducci era, ribocciano, continuano, piglio, cioè, parliamo appunto, non parliamo di un giornaletto di quartiere, parliamo del primo, della prima azienda d'Italia, ed è l'unica azienda ricca, come le dico, perché l'unica azienda, tutte le altre, non c'è, ma io parlo dell'informazione, ma anche in altri settori, non ci sono aziende che hanno le possibilità economiche che ha la RAI. Senta, voi avete pensato di comunque di scrivere comunque un regolamento, comunque qualcosa che induca chi commette questi errori a fare delle rettifiche, perché lei, mi sembra dal comunicato che lei ha fatto, non ci siano state delle rettifiche a questi errori. La rettifica c'è stata, è stata anche peggio, perché diceva parziale. A parziale correzione, parziale davanti a un errore del genere è grave. Dopodiché non abbiamo pensato, perché in Italia c'è l'ordine dei giornalisti che ha delle regole chiare, se poi queste regole non le applicano, se l'ordine dei giornalisti si gira perché è un collega, se l'ordine dei giornalisti anche davanti all'esposto fa finta di niente, eccetera, è un problema su cui deve riflettere tutta la categoria. Però le regole ci sono, se poi non si applicano, se poi eccetera eccetera ci si gira, è un'altra cosa. Ti ricordi quando io ho scritto, ho fatto l'esposto all'ordine dei giornalisti perché erano stati inquadrati nell'interrogatorio i genitori di Renzi al quinto piano di un palazzo, cosa vietatissima, quindi è l'immagine in esclusiva della RAI, io faccio l'esposto dicendo ma com'è possibile, se era vietato perché la RAI l'ha fatto, perché addirittura avrà dovuto affittare un appartamento nel palazzo di fronte, come può succedere una cosa del genere? L'esposto si ricorda come si è risolto, che è nell'ordine giuridico, ma l'esposto sì, è vero, eccetera, però le immagini erano sfocate. Le immagini erano sfocate con sotto il sottopancia con i giurenzi. Allora, quando poi una cosa chiude e gli italiani andranno a informarsi nella sala, non ci dobbiamo stupire. Questa è la situazione. Perché le regole ci sono, se non le applichiamo, pensiamoci. Senta, lei ha fatto anche un comunicato per l'arrivo di Giacomo La Sorella alla guida dell'Agicom. Insomma, è ottimista per l'arrivo di La Sorella? Sono ottimista per l'arrivo di La Sorella perché l'ho avuto come vice segretario d'aula per 7 anni, se non sbaglio, o 6 anni. E come lei lo conosco e l'ho visto sul lavoro, una persona puntuale, precisa, che se ha dei dubbi su una cosa ti dice un secondo e in un secondo controlla la legge, quindi sono sicuro che ha tutti i mezzi per poter lavorare in maniera bene e precisa. Dopodiché arriva all'Agicom in un momento difficilissimo per l'Agicom, non ultimo per le cose di cui stiamo parlando in questa intervista, quindi che Dio l'aiuti. Senta, lei condivide le polemiche che ci sono state per quanto riguarda la segretazione, per l'informazione che è stata data sulla segretazione dei verbali del Comitato Tecnico Scientifico su Arzano, Lombardo e Nembro?
Certo che li condivido, io ho pure fatto delle cose pubbliche dicendo che dovevano essere desecretati. Certe cose devono essere desecretate e questo caso specifico che lei sta citando è la prova che quando un'autorità, un ente, un organismo si oppone alla trasparenza è perché c'è un motivo che vuole nascondere. La stessa cosa vale per Tarachini in vigilanza che non vuole fare vedere le schede della votazione su FOA. Perché non le fanno vedere? Perché da 2 anni parliamo dell'accesso alle schede di FOA? Cosa c'è di così sconvolgente da non poter essere visto dai commissari, dai deputati, dai capi gruppo, dai segretari? Cosa c'è? Queste schede che la legge prevede che vengano conservate a vita, perché ci sono schede che vengono bruciate o col voto con le palline e non si sa che succede. Queste schede sono cartacee, precise e conservate a vita. Allora, se sono conservate a vita, chi le può vedere? La magistratura no. Adesso si apprende che il parlamentare no, il commissario no, il segretario no, il capogruppo no, chi le può vedere? È chiaro che è un atto di arroganza inaudita che sta facendo questa commissione di vigilanza. E perché? Proprio da questo fatto dobbiamo capire che c'è qualcosa che si vuole nascondere, se no le carte si fanno vedere, se è tutto trasparente perché non lo deve fare vedere. Certo, allora io la ringrazio molto della sua disponibilità, ringrazio Michele Ansaldi di Italia Viva, con quale abbiamo parlato degli errori che abbiamo visto in alcuni TG, anche se c'è il 4-1 su notizie di fondamentale importanza per i cittadini. Grazie.